Gentiloni, allora Pesco, 5 Stelle, secondo lei come potrà chiudersi questa vicenda? Con un rafforzamento, molti sospettano questo, che questo caos, come spesso avviene nel nostro paese, rafforza poi il diretto interessato, Visco, perché nel bailam, nella calca, nella rissa, nei cazzotti, poi alla fine chi deve decidere? Il Presidente della Repubblica nella fattispecie, sapete che faccio? Intanto lo confermo perché... Però avanzano anche ulteriori candidature adesso. Voi che cosa pensate? Ma guardi, penso che chi ne esce sconfitto è il Partito Democratico, perché alla fine vi sono posizioni troppo distanti tra loro e quindi il Partito Democratico è spaccato. Su questo secondo me non c'è dubbio. Ha messo quasi in crisi il governo su questa cosa. E anzi, secondo me è ancora in crisi il governo su questa cosa. Punto numero due. Prima vi ho parlato di fatti. Io ve ne vorrei aggiungere un altro su come si è comportata la Banca d'Italia. La Banca Etruria a un certo punto non aveva più i requisiti per poter farsi finanziare dalle altre grandi banche. Che cosa ha fatto? Ha chiesto il permesso a Consob e a Banca d'Italia di poter vendere dei crediti subordinati, delle obbligazioni subordinate non più alle banche grandi, quindi con le spalle grosse, ma ai piccoli risparmiatori. Banca Italia e Consob hanno dato l'ok. Queste obbligazioni subordinate sono finite nelle tasche dei piccoli risparmiatori, dei cittadini, e pochi anni dopo Banca Italia insieme al governo hanno fatto saltare questa banca, sottraendo queste risorse, questi soldi ai cittadini. Ora dobbiamo ancora fidarci di queste persone? Secondo noi no, la responsabilità è sia del PD, sia del governatore della Banca Italia, sia anche della BCE, perché prima di fare queste cose ci si pensa veramente bene, invece non hanno avuto ascoltare la voce del 5 Stelle in Parlamento ed è successo quel che è successo. Stessa cosa col bail-in, le nostre banche italiane, soprattutto le piccole, non erano in grado di sopportare questa nuova normativa che prevede di pagare i conti all'interno della banca, ma serve sempre l'aiuto pubblico, una cosa che non ci piace, ma confronto a risparmio dei cittadini, secondo noi è opportuno anche utilizzare i soldi pubblici. Ora, il bail-in chi è che l'ha fatto? L'ha fatto il Partito Democratico, quindi chi l'ha portato in Italia? Il Partito Democratico, e quindi le responsabilità ci sono del PD, quindi Renzi non è che può fare tanto la voce alta per dire che è contro Visco, le responsabilità sono anche politiche e del Partito Democratico. Un'ultima cosa sulla Banca d'Italia, sulla Banca Centrale Italiana. Tutti gli azionisti sono banche private, il 96% praticamente è in mano dei privati, che con il consiglio direttivo danno un parere sui nomi che il governo vuol fare al Presidente della Repubblica per la nomina di governatore. Quindi il peso, il consiglio superiore della Banca d'Italia ce l'ha ancora, non è detto, non possiamo escludere che sia lui a fornire i nomi al Presidente del Consiglio dei Ministri e poi sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri a scegliere. In più vi è una legge che hanno fatto col decreto IMU Banca Italia, con la quale le grandi banche dovrebbero ridurre la loro quantità di azioni di Banca d'Italia, e questa cosa non è ancora stata rispettata, quindi abbiamo ancora poche banche, tra cui Intesa, Unicredit, che hanno più del 50%, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi, però hanno circa il 50% della Banca d'Italia. E queste grandi banche, guardate bene, nelle rosse in via degli azionisti, hanno la maggioranza che è rappresentata da un unico studio di avvocati di Milano. Quindi abbiamo uno studio di avvocati delegati dagli azionisti delle banche, un azionariato diffuso, ma che secondo me alla fine è comunque di proprietà di grandi fondi internazionali, che dicono a questo studio di avvocati milanesi cosa votare nelle assemblee. Quindi abbiamo il nostro sistema bancario italiano nelle mani di un azionariato diffuso, che secondo me è nelle mani di fondi internazionali poderosi, che non solo hanno il controllo del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, ma hanno anche il controllo delle più grandi banche italiane. Una cosa, secondo me, che va alla quale bisognerebbe mettere veramente freno. Giorgio Farassa. Sì, prego. Deve chiudere? No, nel senso, ora è opportuno veramente comunque andare avanti, cioè cercare veramente quella soluzione migliore per far uscire da questa impasse il nostro paese e la nostra banca centrale. È opportuno che il governo scelga un nome autorevole per dare sicurezza al nostro sistema bancario, per dare sicurezza alle nostre imprese e soprattutto dare sicurezza verso l'esterno, verso l'Europa che ci sta guardando. Quindi è importante che il governo in questo caso faccia veramente un'azione di responsabilità e scelga un nome autorevole per guidare la Banca d'Italia. Quindi lei esclude che possa restare Visco? No, io non lo escludo, cioè sono quasi certo che rimarrà Visco, però sinceramente secondo me dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza, cercare di fare il possibile per scoperchiare le malefatte che sono state fatte, e ripeto, sia delle banche che della vigilanza della Banca d'Italia, e però
Ciò non toglie che possa essere trovata, ciò non toglie, anzi ci vuole una persona in grado di fare queste cose che ho appena elencato, una persona autorevole, che comunque che con responsabilità vada a trovare dove sono state fatte delle cose fatte male, cerchi di trovare dei rimedi, ma soprattutto dia sicurezza alle nostre banche e ai nostri cittadini. Chiaro. Allora.